Eccoci qua. Eccoci Amu, ancora con Titi. mi arresteranno come spammatrice seriale di eventi It Comics del Allora, mercoledì. intanto finalmente riprendiamo a fare questi incontri con gli autori che da un po' che ne facevamo per via di impegni e caos lavorativo. Però, insomma, iniziamo bene perché iniziamo con Matteo Scalera che io chiamerei Eccolo qua, subito. infatti già Pasquale ci saluta. Benvenuto, Ciao ciao! ragazzi, come Ciao state? Matteo. Bene, 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 dai, tu come bene, va? bene. Cioè, non Tutto riesco a dire bene, bene, tutto dico bene, dai, dai, ciao. bene. Tu come stai, Sì. Matteo? Bene, bene, bene. Periodo di, insomma, bello intenso di cambiamenti, però bene, perché adesso non sono un grande condivisore della vita privata, però sono da qualche mese papà. Quindi, Auguroni. ah, questa è una bella notizia. grazie. E quindi Beh. su, da 6 mesi la vita è cambiata abbastanza, insomma. Io l'ho fatto apposta, in modo che Maschio o farti femmina? aiutare, e, insomma, quando comincerà a crescere, no? Tipo a 5 o 6 anni lo metterai a inchiostrare. Certo, sì, no, è l'unico motivo per cui l'ho fatto. Quando Maschio o comincio femmina? è un maschietto, Elia. Ah, Elia. Allora, benvenuto Elia. Sì, adesso ha Gioietta. 1 mese, quindi Noi ci siamo come incontrati anche tempo fa, noi avevamo parlato di questo famoso Batman che avevi realizzato, avevo visto qualche tavola originale, ci avevi mostrato qualche anticipo, insomma, di quello che poi è venuto fuori, insomma, adesso in fumetteria e libreria si può trovare tranquillamente, ma io ho preso l'edizione bianco e nero che speravo uscisse ed è uscita finalmente, che è quella francese però, che è questa qua. è proprio un nerd, Fabiano. No, allora io però Fabiano. diciamo anche perché chiamo spesso Matteo. Allora, secondo me, dal punto di vista Allora, fare vedere autoriale, il sì, libro, facciamolo Fabi. vedere intanto qualche tavola, non so. Facciamo rifare gli occhi. Ecco qua. Allora, perché chiamo spesso Matteo, cioè insisto a portare Matteo alle dirette? Perché secondo me, dal punto di vista del fumetto americano, tu, Sean Gordon Murphy, state dando una bella ventata d'aria fresca, no? Anche su Batman soprattutto. Credo che insomma, sia evidente questa cosa qui, non so quanto in Italia poi sia sottolineato quanto è rilevante il tuo lavoro all'interno della DC Comics. Ma sai, questo io non, nel senso, non so neanche come rispondere in realtà a questa domanda, nel senso che poi occupandomi praticamente fin da quando ho cominciato la mia carriera, a parte per qualche piccola eccezione, insomma, occupandomi sempre di mercato americano, io guardo sempre lì, insomma, ecco, quindi non so bene quale sia poi il ritorno, Cioè, ecco. si parla fra colleghi e solitamente il tuo nome viene spesso fuori, no? Essendo autore italiano, che comunque sta Spesso per dettando. bruttissime cose, ma No, in realtà perché comunque solitamente quando si tende a lavorare tanto, no? Tu hai una carriera abbastanza lunga, insomma, hai fatto tantissime cose, si finisce col poi stancarsi. Invece quello che vedo nel tuo lavoro è questa volontà sempre di andare un po' oltre. Io quello che sto vedendo proprio nelle cose che fai è che c'è sempre dei passi avanti, cioè. Una ricerca continua. sì, no, no, assolutamente, insomma, questa è una delle cose che, cioè, mi sono dato un po' come regola, ma cioè, senza stare lì a perderci il tempo, nel senso che è venuto automaticamente, nel senso che ho sempre cercato di mantenere, nonostante questo sia ovviamente il mio lavoro, quello che mi dà da vivere, è quello che, insomma, da poco dà anche a vivere all'erede. No, al di là di quello, insomma, ho sempre cercato di mantenere un po' un rapporto anche umano, no? Col lavoro, quindi aggiungerci sempre qualcosa in modo da cercare sempre di divertirmi, di fare un po' di ricerca e quindi utilizzo, diciamo così, ogni lavoro nuovo per darmi dei nuovi spunti, per imparare qualcosa, per provare. Poi a volte si riesce, si trova qualcosa di nuovo, a volte meno, si fa qualche passo indietro, ovviamente, però insomma, il mio intento è sempre quello di provare a metterci qualcosa di diverso, ecco, in ogni progetto che faccio. Qui Giacomo ti chiedeva, faceva una domanda Sì. riguardo a Jim Lee, se l'avevi sentito o visto. In realtà Jim Lee l'ho conosciuto proprio quando ero agli inizi della mia carriera, perché
Jim Lee ha nel suo passato, insomma, una storia italiana, ecco, adesso non so in quanti lo sanno, però per un certo periodo lui Reggio Emilia. ha vissuto in Italia, Reggio Emilia, e insomma uno dei suoi contatti principali in Italia è stato il magico Cammo, Giuseppe Camuncoli, ecco. E quindi io l'avevo visto, c'è stato un certo periodo in cui avevo cominciato a frequentare quei ragazzi e era capitato in un paio di serate che lui fosse di ritorno, doveva fare dei workshop alla allora neonata Scuola del Fumetto del Cammo a Reggio, e quindi ero andato lì a assistere a questi workshop, e poi finito il workshop si usciva a bere qualcosa in centro, e quindi ero nella compagnia, ecco, diciamo. Poi dopo non ho mai avuto, insomma, quello è stato il contatto diretto, più diretto che ho avuto, ecco, nella mia esperienza. Poi per il resto si tratta di vederlo alle fiere, insomma, così, ecco. Adesso ultimamente lo si è girato tantissimo per le fiere, per cui è difficile. Sì, è stato, le mie possibilità di vederlo si sono ridotte praticamente a zero. Io intanto faccio vedere qualche tuo lavoro. Iniziamo dalle cover, perché poi arriviamo a King of Spice, che è l'ultimo lavoro, e sono curioso di capire, perché hai già lavorato con Millar. Infatti, siamo curiosi di sapere com'è. No, ci avevi già un po' accennato, ma questo qui sono curioso perché è un genere completamente diverso da quello che solitamente si è visto fare da Millar. E anche da te, poi, tra l'altro, come tipo di stile, diciamo di genere di fumetto. Intanto, mettiamo. Aspetta, che mi parte sempre sta roba. Non capisco La perché. chat della vita Ok. privata di Tutto. Fabiano. No, è perché Le c'ho questo programma polemiche, che mi mi fa piace. partire, sì, le polemiche. Allora, eccoci qua. Queste sono le tue cover, no? Poi ci puoi dire anche di come le fai, innanzitutto, perché poi vengono colorate, immagino, no? Scusami, non ho capito l'ultima frase che hai detto, perché E poi sono. vengono colorate e le colorazioni non le fai tu in questi casi. No, può capitare magari ogni tanto quando mi sento particolarmente ispirato e appunto, come dicevamo prima, in vena di sperimentare, mettermi alla prova, magari fra quelle che ti ho passato ne comparirà anche una co a colori. Provo addirittura a colorare, sempre rigorosamente a mano. Io pian pianino, proprio per andare proprio controcorrente e darmi la zappa sui piedi, come si suol dire, mi butto sempre di più sull'analogico, diciamo. E quindi, sì, dicevamo, sì, verranno in generale, ecco, sì, vengono poi tutte colorate in digitale, ecco. Poi mi rendo conto che sono abbastanza, penso, nessuno me l'ha mai detto, ma penso abbastanza odiato dai coloristi, perché appunto ci infilo un sacco di scale di grigi, poi tendo molto a non aumentare il contrasto con Photoshop. Ormai il mio rapporto con la pagina è quasi scansiono e invio il file, ecco. Aumento un pochino il contrasto, ma non più di tanto, tant'è che vedi anche qua in questa immagine, se vai a vedere bene, anche i neri non sono neanche dei neri pieni, ecco. Sì, lo vediamo anche E da questi particolari. per appunto la gioia dei coloristi che devono trovare insomma, la soluzione ideale, riuscire un po' a lavorare con queste cose che sono, essendo piene di grigi, anche piene di valori neri al loro interno, quindi un po' pericolose poi in fase di stampa col colore. Insomma, più tu vai a mischiare il valore del nero ai colori, e più li vai un po' a inscurire poi in fase di stampa. Ecco, questo è quello di cui ti parlavo prima. È stato un momento in cui mi sentivo abbastanza carico, poi avevo già un'immagine in testa che non avesse troppi schemi di colori complessi, e allora ho detto via, andiamo di colore fatto a mano. Due E domande, questo nel è fatto caso. acrilico? Scusami Fabi, l'hai fatto da Sì, acrilico? è una tecnica mista di acrilico, vabbè, uso degli acrilici liquidi che sono sostanzialmente quasi degli acquerelli per fare dei vasi, e poi dove ho bisogno vado con gli acrilici più solidi a rafforzare, diciamo, e mischiare un po' con le chine, insomma, faccio con quello Sì. che ho, ecco.
Io ti chiedo le cose invece tecniche. Nel momento che tu fai una colorazione, cioè la proponi alla casa editrice, tu dici vorrei colorarla anche e fai la proposta oppure sono loro che te lo chiedono? Ma ogni tanto la domanda mi viene rivolta, vuoi colorarlo tu oppure no? Insomma, è molto molto random la cosa. Cioè, a volte io non dico niente, faccio la mia versione a china, poi a volte è capitato che fossi così carico, non avevo voglia di aspettare, siccome c'è il fuso orario, magari a volte hai l'idea di mattino e devi aspettare fino alla sera che ti arriva la risposta. Mi è capitato anche di colorarla, consegnarla colorata se mi sentivo particolarmente carico ed è stata accettata così, ecco. Vado molto a sentimento, insomma, un po' anche come per il discorso delle pagine, ecco, di cambiare stile per i vari progetti. Io, parlando anche con dei colleghi, alcuni mi dicono, ma sì, a me piacerebbe cambiare, però sai, lavoro da lì da 5 anni ormai e sono stato assunto per lo stile che ho, quindi non vorrei rischiare di. Io non lo so, io non l'ho mai fatto questo ragionamento. Io vado, insomma, un po' come mi gira e vedo che le cose mi vanno bene. Insomma, tendenzialmente il mio ragionamento è che se ci metti della qualità, e lì il primo giudice di te stesso deve essere tu, se vedi che c'è la qualità, via, dai, buttati. Insomma, non ho tutti questi timori. Poi, una volta deciso, se faccio una serie la continuo con quello stile, ovviamente, però insomma mi sento abbastanza, non mi sento così costretto o così timoroso, insomma, ecco. Invece un'altra cosa riguardo invece la lavorazione manuale, no? Sì. Ricordo un intervento di Marti, non mi ricordo se in qualche rivista o proprio su web, era proprio contrario al digitale, anzi lo attaccava pesantemente. Tu questo rapporto col digitale hai lo stesso tipo di idea oppure è una questione solamente che tu sei portato, ti piace e ti diverte a fare il lavoro manuale? Sì, no, io non sono assolutamente contro a nulla. Penso che ognuno debba fare come si sente, come si diverte, come gli piace. Ecco, l'unico punto che mi andrebbe di mettere, diciamo, sul tavolo è se vuoi fare in digitale, fallo perché veramente ti piace, perché hai trovato qualcosa in più. Io non lo suggerirei, se il digitale è una maniera per scappare da certe difficoltà che hai sull'analogico, ok? È La per pulperia, quello. insomma, proprio. Sì, cioè nel senso che se io vedo un veterano, diciamo, uno che da una vita lavora in analogico e si butta sul digitale, lì proprio manco ci, cioè, il problema non sussiste, nel senso che una persona che si è fatta la sua gavetta, ha visto tutte le possibilità che gli offriva il digitale, ha fatto una comparazione fra pro e contro da una parte e dall'altra e ha deciso di andare sul digitale. Ecco. Magari se posso permettermi un consiglio a ragazzi, magari più giovani che stanno iniziando così, consiglierei comunque di provare, ecco, l'analogico, ecco, il tradizionale, giusto per, non so, toccare con mano la carta, toccare con mano il pennello, vedere come reagisce, giusto così come curiosità. Anche per acquistare sicurezza, perché fondamentalmente tu, quando fai un lavoro del Sì. genere, quando fai un errore, devi trovare il sistema per sistemarlo e trovi anche soluzioni grafiche, secondo me, che possono essere poi riutilizzate. Certo. Assolutamente, però rimaniamo sempre nell'ambito dei suggerimenti, cioè se tu senti che il digitale è la giusta, diciamo, protesi della tua essenza, io non sono assolutamente contrario. Guarda, io ho visto di recente, giusto perché ne stiamo parlando, ho visto delle tavole del nostro Gigi, del mitico Gigi Cavenago, che adesso sta lavorando anche lui con Millar è sempre un grande entusiasta, quindi condivide sempre quando c'è qualcuno di noi che finisce un numero, lo condivide subito col suo gruppo, diciamo, di artisti amici. E ho avuto modo di vedere le sue cose, che è un digitale fatto da uno che insomma conosce bene il tradizionale anche, e cerca di fare un digitale che comunque
richiama molto il tradizionale, e sono delle cose stupende. Quindi a uno così io cosa gli dico? No, non devi fare digitale, ma assolutamente, ma digitale, se posso vedere queste tavole tutti i giorni, cioè, falle finché scampi, insomma. Ma infatti credo fosse una provocazione proprio per quello che dicevi precedentemente, no? Nel senso, i ragazzi che iniziano anche decalcando poi foto e quindi fanno quelle scamotage per andare un po' più avanti e prima. Certo, sì, oppure sei paura dell'errore, no? Perché il digitale ti permette col famoso Ctrl Z, no? Di andare indietro e rifare quanto vuoi. Ecco, se deve diventare poi sempre una scusa per scappare dall'errore, che in realtà l'errore è la cosa che ti fa crescere, diciamo, no? Se vogliamo, un po' in tutti gli aspetti della vita, è quello che ti fa veramente imparare, è il confrontarti col tuo errore, fin quando non ci sbatti la testa talmente tante volte che il tuo errore diventa quasi la tua cifra stilistica a volte, no? Quando lo fai diventare una cosa tua e soltanto tua. Ecco, il digitale rischia, non confrontandoti con l'errore, con l'elemento errore, rischia poi di diventare poi un freno per la tua crescita. Ecco. Quindi a me va bene tutto, basta che siano chiare le ragioni per cui stai facendo quello che stai facendo. Allora, c'è un intervento di Giampiero. Esatto, adesso li leggiamo. Giampiero dice, a proposito di sperimentazione, tra gli autori più sperimentali a livello internazionale, quali sono o sono stati i tuoi preferiti? Allora, io ho, diciamo, io guardo, ho guardato soprattutto e guardo ancora tante cose. A me, personalmente, se devo trovare alcuni capisaldi, proprio i primi che mi vengono in mente, diciamo. A livello di sperimentazione, fra quelli, tra virgolette, che non ci sono più, inserisco per forza Alberto Breccia, cioè proprio lui deve essere proprio il primo della categoria, cioè se tu guardi tutti i progetti che lui ha fatto in carriera, cioè ogni progetto aveva una sua caratteristica e c'erano tecniche diverse, addirittura per alcuni c'era anche una variazione di tecnica mentre andava a lavorare. Penso a Mortzinder, per esempio, dove lui è partito estremamente classico con pennino e pennello, già stupendo così, e poi verso la fine ha cominciato ad aggiungere un sacco di texture, di spugne, di cose. E al di là del Mortzinder, poi insomma c'è il suo Dracula, ci sono un sacco di cose veramente dove è riuscito a spaziare in maniera incredibile. Altre grandi ispirazioni per me sono state Toppi. Infatti qua lo dice anche Giacomo sull'albero, sì, sulle texture, vabbè, poi lui lavorava molto di pennino, io purtroppo ancora ogni tanto mi azzardo a usarlo il pennino, però non ho quella libertà, insomma, di gesto che... Cioè, usi il pennello, quindi solo il pennello? Io uso il pennello e adesso da qualche anno ho inserito dal numero di Harley, ho cominciato a inserire anche il pennino dove riesco, ecco, ma mi piacerebbe riuscire a essere molto, molto variegato, ecco. Mi piacerebbe nel futuro riuscire a fare qualcosa dove uso proprio per un pezzettino una penna, poi uso qualcos'altro, poi uso qualcos'altro, riuscire a fare proprio un gran misto di tutto, ecco. E adesso non ho ancora, insomma, trovato la quadra giusta, quindi per adesso mi attengo, insomma, a quello che conosco, ecco. Però Toppi è stato un grande da quel punto di vista lì, insomma, indiscutibilmente. E un altro, Jorge Zaffino, che per me è un grande mito, insomma, ecco. E poco purtroppo. E quindi, ecco, di questi tre per me sono i tre capisaldi fra quelli che non ci sono più. Poi dall'altro, insomma, se andiamo più nel moderno / contemporaneo, ecco. Sicuramente Sean Murphy è stata una grande ispirazione per me, insomma, io quando ho visto cosa si poteva fare, ecco, con le chine, quanto si poteva rafforzare il lavoro con le chine, l'ho seguito proprio ad occhi chiusi, ecco. Cioè, l'influenza si vede ogni tanto, nel senso che si vede, assolutamente.
C'è quasi un legame fra di voi, perché comunque sia, penso che anche lui guardi molto a te, nel senso c'è quasi una comunicazione, come succedeva anche pensando agli autori del passato, Battaglia, che ne so, Toppi, comunque ci sono le influenze, no? Sì, assolutamente. Ecco, un altro che c'è stato, Battaglia, grande, altro grande sperimentatore di tecniche, scusami, mi hai dato il là e allora perché il bello di quel periodo era proprio che gli autori si influenzavano, si guardavano e comunque procedevano, no? Andavano avanti in nuove ricerche. Quello che io vedo che poi sta succedendo nei lavori tuoi e nei lavori di Sean Murphy. Quindi, sullo stesso personaggio in maniera completamente diversa, perché proprio avete, secondo me, due strade. Tu magari sei un pelino più dinamico per certe cose. Quando ci sono certe scene riesci a... osare, poi usi l'acquarello, magari lui ne usa meno, è più rigido per certe cose, lui sulle auto è favoloso. Certo, sì. Quindi è bella questa influenzarsi. Sì, guarda, io non mi sento di poter dire che lui, di averlo ispirato, ecco, siamo grandi amici, gli voglio bene, poi non lo so, non sono nella posizione, poi mi sento in difficoltà a dire che di aver ispirato lui. Sicuramente lui ha ispirato me tantissimo. E tuttora io guardo le sue soluzioni, guardo quello che fa e me lo pongo proprio come esempio. L'ho guardato tanto anche per il volume di Harley Quinn che ho fatto negli anni passati, proprio perché volevo, lì c'era anche una motivazione proprio pratica, perché volevo non fare troppo stacco rispetto a un progetto che era proprio specificamente suo, e quindi non volevo inserirmi in maniera troppo violenta, diciamo, volevo trovare qualcosa che fosse un po' un passaggio più dolce, ecco. E intanto vedo che ci scrive il grande Leonardo. Che mi vedo da una vita. Matteo, ogni volta che vedo il tuo nuovo lavoro, che si notavo le originali illustrazioni, rimango sempre sbalordito. Già ai tempi di Retrievers e del primo approccio a Deadpool c'era di che rimanere a bocca aperta. Il tuo tratto è una continua evoluzione. Complimenti. Cioè, questa cosa è molto evidente per chi ama il fumetto, chi comunque sta attento anche al disegno. Proprio si continua a vedere il tuo modo di lavorare, un'evoluzione continua, è sempre in crescita, quindi... si aspetta sempre il tuo lavoro con curiosità per vedere fin dove ti sei spinto. E ringrazio al cielo che esistono questi volumi che sta facendo la Francia, che sono meravigliosi, perché ho preso anche quello di Murphy e riesci a vedere delle cose molto interessanti dal punto di vista tecnico. Sì, no, assolutamente. Io speravo con l'Harley Quinn, siccome aveva venduto bene, di riuscire a fare anche per gli Stati Uniti un'edizione in bianco e nero, poi insomma non è stata fatta, ecco, io ho poco controllo lì, ecco, rispetto a quello, e quindi la cosa non è successa, però ci tenevo, insomma, nonostante avessimo un colorista bravissimo, Dave Stewart, a colorarlo, insomma, mi piaceva anche la possibilità, insomma, tenermi aperta la possibilità di offrire le tavole anche puramente in bianco e nero, insomma. Non è successo. Più che altro è perché sono utili anche a chi disegna, nel senso anche a chi sta, i giovani disegnatori, è sicuramente utile avere un volume in bianco e nero per capire il tratto del disegnatore, il colore tende un po' a schiacciarlo, no? Magari dal lettore funziona più il colore, da disegnatore è bello. Sì, assolutamente. Addirittura in Francia mi ricordo qualche anno fa, quando ancora insomma mi prendevo su, andavo ad Angoulême con la macchina per fare. Io ancora lo facciamo. Ecco, vedi, per farmi tutti quei chilometri lì di viaggio, quelle 12 ore simpatiche di viaggio in mezzo alla neve, poi di solito, e per andarmi a fare tutta la scorta di volumoni. Io mi ricordo che all'epoca già andavano le Artist Edition, ecco, le chiamo in inglese, adesso non so in francese come vengono definite. Addirittura loro avevano uno step ulteriore, ovvero che avevano pagina a pagina, tu avevi a sinistra le matite e a destra le chine, quindi avevi pagina 1 a sinistra a destra, pagina 2 a sinistra a destra, quindi non c'erano, non avevi solo ed esclusivamente la tavola in bianco e nero, ma potevi vedere anche il processo della matita, che era ancora più bello, insomma, ecco, era una cosa... stupenda. Devo avere probabilmente nella mia libreria qualche volume fatto così, era bellissimo. Allora, intanto ricordiamo che queste che vedono, le persone che ci seguono, sono le tue commission, cioè nel senso, sì,
sono lavori che tu riesci a incastrare quando tra un albo e l'altro, tra un lavoro grosso, siamo un altro che stai per iniziare, riesci a infilare queste. Quindi chi vuole, insomma, vorrebbe avere una tua commission, deve prenotarla parecchio in anticipo, immagino. Sì, in questo caso facciamo tutto tramite il sito della persona che si occupa, diciamo, delle mie tavole originali e quant'altro, che è un agente americano, e quindi facciamo tutto tramite il suo sito, che è essentialsequential.com, e abbiamo automatizzato, diciamo, il processo, abbiamo provato questa nuova via, ecco, prima si faceva via mail, però insomma era tutto un po' così, diciamo, era un po' macchinoso. E invece, così facendo, l'abbiamo reso un ordine online, sostanzialmente, come se ti dovessi comprare, vengono annunciate le nuove magliette in un sito, insomma, le dovessi comprare sostanzialmente. C'erano i vari livelli a seconda di ciò che volevi, da figura intera, mezzo busto, bianco e nero, colore, c'erano i vari preziari, e tu ti prenotavi lì e acquistavi direttamente con un prodotto. C'era un orario, un giorno specifico con un orario, e quindi niente, insomma, la gente si è prenotata lì. Poi molti sono rimasti insoddisfatti perché ovviamente il mio tempo era limitato, non potevo farne tante, quindi insomma i primi 10 minuti abbiamo esaurito il tutto, molte persone sono rimaste purtroppo a bocca asciutta, ecco. Però sì, come anticipavi tu, ho utilizzato un momento di vuoto, ecco, un mesetto libero fra un lavoro e l'altro che non era stato originariamente pianificato, perché ho finito King of Spice anticipatamente, cioè c'era stato un malinteso sulle date di consegna, quindi mi sono trovato verso la fine a sapere che avevo un mese e 10 giorni in meno per la consegna, e quindi appunto io mi ero organizzato in modo da saltare da un lavoro all'altro, quindi di colpo mi sono trovato con questo mesetto libero e ho detto, vai, disegniamo un po', dipingiamo un po', così. Che per fortuna, insomma, ti permette anche comunque di sperimentare un po', di sciogliere i vincoli, insomma, della commissione editoriale. Sì, 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 poi tra l'altro, insomma, in mezzo mi ci sono finiti 10 giorni di maledetto Covid, quindi ero qua isolato nel mio studio all'ultimo piano, perché ovviamente avendo un pupo adesso a casa non potevo toccare niente, ero diventato l'appestato, e quindi, insomma, il tempo a disposizione è stato tanto, quindi insomma mi ci sono potuto dedicare parecchio, ecco. Quanto sono grandi questi disegni come formato? Allora, sono formati americani, i mezzi busti sono su, viene definito 11 pollici per 14 pollici, non so dirti esattamente. Vabbè, poi me lo vado a cercare. Sì, sì, sono, vediamo, dai, facciamo una richiesta. Poi ci lasci anche sulla chat il link per le commission, per il sito delle commission. Sì. Così lo metto nella chat ci sta seguendo. Sì, intanto guarda, vi dico che 11 pollici sono praticamente 28 centimetri, okay. 14 pollici 35, quindi un po' più grande di una 4 sostanzialmente. Ah. Invece l'11x17, che sono le figure intere, sono sempre 28, la larghezza rimane la stessa, per 43. Una 3. Più o meno. Sì, una 3 più, un po' più stretto e un po' più allungato. E, sì, questo è più o meno il formato. Poi al momento, insomma, la lista delle commission è chiusa, però ne apriremo una nuova quando avrò finito il mio prossimo lavoro, che stavolta non è lunghissimo, quindi si parla di dopo l'estate, direi, insomma, autunno inoltrato, via. Mamma, quante domande da parte di Anna. Allora, vabbè, le tavole già le abbiamo detto più o meno. Ruolo, come si suol dire. Allora,
Vai, Rosa, dimmi. Quanto tempo impieghi a disegnare la tavola? Come esperimenti su questi stili di disegno, di tecniche, e poi sei storie storie nel cassetto. Allora, rispondo alle domande che preferisce, ti rispondo a Sì, tutte. Allora, Annina. le dimensioni, ne abbiamo parlato poco fa, quelli sono i due formati su cui lavoro. Di solito le copertine le faccio sul formato più grosso, 11x17 pollici. Poi abbiamo le tavole a fumetto, dipende, a volte sono più, ho voglia di farle un po' più grosse, tipo le tavole di Harley Quinn, e le ho lavorate sempre sull'11x17, 11x17 pollici, non sfruttando tutto lo spazio. Altre pagine, tipo King of Spice, il mio ultimo lavoro con Millar, le ho fatte sull'11x14, anche Black Science era fatto sull'11x14. Dipende un po', anche lì vado un po' a sentimento. A volte faccio anche delle copertine sull'11x14. Comunque, i due formati che utilizzo sono quelli, e comunque tendo a lavorare abbastanza in piccolino perché non so, mi dà un'idea migliore di controllo. Quando comincio a aumentare le dimensioni, comincio a perdere un po' il senso della tavola. Poi io lavoro ancora sul piano, non lavoro su un piano inclinato. La mia schiena adesso ringrazia, e quindi questo non mi permette molto spesso, cioè mi dà una prospettiva del lavoro un po' deformata, perché quello più lontano lo vedo un po' più rimpicciolito, quindi devo continuamente alzare e così. Quindi più in piccolo lavoro, più riesco a controllare in maniera agevole le dimensioni. Tempo di realizzazione di una tavola dipende, direi fra le 3-4 ore alle 10 ore, via, diciamo così. Così Finita. Per finita, sì, matite chine. dire, flash. Effettivamente ho scoperto negli anni di essere piuttosto veloce. Poi adesso sto spendendo molto più tempo sulle tavole. Qualche anno fa, tipo su Black Science, dove conoscevo tutti i personaggi, ormai andavo, poi Sì. le ambientazioni le inventavo io così, quindi andavo molto a ruota. Per alcune tavole ci ho messo anche magari un'ora e mezza, le più lunghe 4-5, insomma riuscivo a fare anche 2-3 tavole al giorno a volte. Adesso faccio la mia tavoletta al giorno, via più o meno. E mi chiedeva un'altra cosa, Anna, ma non mi ricordo più. Allora andiamo a Ah, il vedere. sogno nel cassetto, questo è Storia nel interessante. Cassetto. Nel cassetto. Anche d'autore, cioè, mai pensato di. In realtà da qualche settimana ho una piccola idea per una storiella nuova che sto, quando ho un attimo di tempo, ogni tanto quando qualche minuto libero ci sto pensando, quindi ho qualche idea che mi frulla per la testa. Mi piacerebbe anche finire il mio retriever, che cominciai nel 2010 e mai finì. Però insomma è un po' dura perché dovrei rifare tutto sostanzialmente. È stato disegnato così tanti anni fa che dovrei un po' Ti sei cambiato tantissimo, giustamente. sì, ecco, lo svantaggio di sperimentare sempre è che poi le robe vecchie le vedi veramente, veramente tanto vecchie. C'è anche C'è Leonardo che ti fa sì, altre Leo. domande e poi facciamo vedere proprio Matteo, forse gli ne avete già parlato, ma in questi ultimi lavori tra Space Bandits, Harley Quinn e del White Knight e King of Spice, come funziona l'equilibrio con lo sceneggiatore? Hai sceneggiature dettagliate o vai a libertà compositiva? Allora, beh, in questo caso abbiamo due sceneggiatori diversi, ecco, perché Space Bandits e King of Spice sono di Mark Millar e la storia di Harley Quinn era gestita, diciamo, da Katana Collins, che è la moglie di Sean Murphy. Allora, per quanto riguarda Millar, le sceneggiature sono piuttosto semplici, molto, molto schematiche, diciamo, ecco. Quindi, e poi lui in generale dà molta libertà di interpretazione, quindi non abbiamo, cioè non c'è molto, molto di più che non io mi viene spedita la sceneggiatura e io la riporto in una tavola, ecco, non, cioè, l'unica cosa ci sono dei passaggi per cui io magari faccio prima delle bozze e le giro per far vedere
se funzioni. Sì, se funzionano anche per lo sceneggiatore, quindi sì, tendenzialmente funzionano, anche perché le sceneggiature di Mark Millar tendono a essere piuttosto, e lo dico positivamente, piuttosto semplici, cioè parliamo di 4 vignette a tavola, lui tende molto a dilatare i tempi narrativi, infatti i suoi numeri raramente sono delle classiche 20 pagine americane, di solito i primi numeri sono 30 pagine, addirittura l'ultimo, il quarto volume di King of Spies è 40 pagine, ecco, lui tende molto a preferire di, tende a privilegiare insomma una storia che si distende lungo le pagine, ecco, quindi è sempre 3, 4, massimo 5 vignette a pagina. Quindi ti volevo fare una domanda appunto sulla sceneggiatura, quindi comanda il ritmo della storia e non il quantitativo di pagine per la costruzione di una storia in quelle, sì, che ti parla. Soprattutto quando si tratta, appunto parliamo di Mark Millar ha un po' il controllo totale dei suoi progetti. È ovvio che quando magari passiamo a lavorare per Marvel, su un personaggio Marvel, è diverso, nel senso che già la quantità di pagine e quant'altro va a condizionare tanti processi produttivi della casa editrice. Quindi se tu fai un numero di 30 pagine piuttosto che di 20, insomma, anche il volume deve avere un costo diverso, perché ci sono più pagine, c'è più da stampa, insomma, si aprono tanti discorsi, ecco. Mentre Mark, per quanto riguarda Mark, lui è molto più libero e fa la storia delle pagine che gli servono, appunto, basta, ecco, non ha tutti questi problemi. L'unica cosa di Mark è che magari ci sono delle specifiche vignette, magari introduttive, dove cominciamo, c'è una nuova scena che avviene in uno specifico mondo, su uno specifico pianeta, così, allora in quel caso lui ti dà una bella descrizione, ecco, più ampia di ciò che vorrebbe vedere, però molto spesso viene associata a prova a guardarti questo fumetto, ad esempio, io ho in mente quello che ho visto nel tal fumetto, perché poi io ho un grande estimatore dei fumetti, un gran lettore, quindi a volte ti cita delle cose vecchie, prova ad andarti a vedere se non lo conosci questo fumetto, ecco, mi piacerebbe dargli un po' questo tipo di mood, questa ambientazione. Però al di là di quello, insomma, c'è una grande libertà, ecco, gli piace lasciare i suoi disegnatori molto liberi. Mentre per Harley c'era una cosa diversa, perché Katana Collins, la scrittrice, è principalmente una scrittrice di romanzi, e quindi mi è sembrato chiaro fin da subito, quando ho visto la sceneggiatura, che lei avesse scritto tutta la sceneggiatura come se fosse un libro e poi avesse diviso le varie cose in una sceneggiatura da fumetto, diciamo, l'avesse tradotta poi in fumetto, quindi lì sicuramente è stato più complesso, perché c'era tanto da leggere, cioè c'era tanta descrizione, c'erano tanti personaggi, tanti dettagli, quindi, e molte più vignette, insomma, perché appunto, essendo, per tornare al discorso di Mark, essendo un lavoro invece per DC, c'erano un numero di pagine in cui far stare tutta la storia, quindi è stato sicuramente molto più tecnico, se vogliamo, insomma, ha richiesto molta più concentrazione. Cioè, hai lavorato di più anche sulla regia della tavola, probabilmente, perché avendole divise così, probabilmente il ritmo ne perdeva, cioè hai dovuto risistemare alcune cose, probabilmente, immagino. No? Sì, devi risistemare tanto, poi essendoci tanto dialogo, perché è una detective story, quindi c'è un po' di azione qua e là, ma poi principalmente sono tanti personaggi che parlano, devi imbellire il tutto con tanto ambientazione, no? L'ambiente deve diventare il protagonista, il personaggio extra della storia, no? Deve raccontare lui, però al contempo hai tanto dialogo, quindi hai poco spazio dove riuscire a cercare di infilare un'ambientazione che racconta, no? Aspetta che ti ingrandisco, Fabio. Ad esempio qua ci vediamo i personaggi. Ecco, appunto, c'è la scena nel negozio di pellicole e macchine fotografiche vecchie, no? Devi sempre cercare di metterci quel dettaglino, quella cosina, in modo che da tenere intrattenuto anche visivamente, no, il lettore. E farci stare, come dicevo prima, il dialogo, che è una delle cose principali, insomma, una delle
dei punti di forza della storia, e quindi quello è stato sicuramente una bella sfida, ecco, è stato intanto stiamo facendo vedere qualcosa di qualche pagina di King of Spies, bellissimo questa illustrazione, il fatto che hai sbilanciato completamente in alto il disegno, che sai che solitamente tutti hanno un po' paura di sbilanciare la scena perché, in bianco. Perché ci va il logo qua. Sì. Sì. Però anche dal punto di vista, ecco, dal punto di vista grafico è già stato stabilito il logo in quella posizione. Oppure allora, avevo il logo a disposizione, sapevo più o meno come doveva essere. Poi in realtà in corso d'opera è stato cambiato, ma ha mantenuto insomma il suo design, ecco, è stato cambiato il font, ma poi il design è rimasto quello. E quindi sì, all'inizio avevo pensato a delle copertine molto più classiche, poi siccome alla fine ho visto che sto logo era molto molto quadrato, molto stretto, no? E qualsiasi cosa facessi mi dava fastidio messo in alto, perché mi sembrava dovevo fare tutta la copertina tutta schiacciata in basso solo nella metà bassa. Allora ho detto scusa, proviamo a sfruttare questo logo in maniera diversa, no? E allora sono passato da delle copertine molto classiche, molto, molto tipiche, ho detto ma scusa, facciamo qualcosa più di impatto, più grafico, un po' all'americana, usiamo solo alcune zone della copertina e ci schiaffiamo il logo nello spazio vuoto. E da lì ho visto che il logo messo lì rendeva e ho provato a studiare ogni copertina pensando a un logo messo lì, ecco. Ci sono un sacco di interventi. E ora ti abbiamo preso i pelli. Allora iniziamo da quelli c'è quello di José di Universe Comics, sì. Le Mag, allora, vai, che chiedeva appunto il peggio da disegnare, il più fastidioso e quello che ti piace di più invece, che ti viene più naturale. Allora, il peggio da disegnare, che insomma spero non mi venga mai affidato, e se dovessero dirò di no assolutamente, Iron Man. Cioè, che proprio io non lo so, cioè praticamente la cosa che mi piace più disegnare sono i corpi umani e le espressioni facciali, cioè Iron Man abbiamo zero di tutto sostanzialmente, ecco, cioè a parte in qualche versione più vecchia che era un po' dove c'era un'armatura che un po' più si modellava il corpo umano, per il resto è tutto proprio geometrico, pippi linee di qua, è un incubo. Ecco, quindi Iron Man proprio te lo dico subito. Seconda cosa che odio disegnare, i gatti. Nella storia di Harley Quinn, le iene, che sono una via di mezzo, questa via di mezzo fra il cane e il gatto, mi hanno dato parecchio da fare. Infatti, se uno ci fa caso, cambiano molto anatomia, diciamo, cambiano molto la forma. Ecco. Però ci ho dato uno sguardo attentissimo su questi passaggi. Sostanzialmente ho imparato un pochino nei miei limiti a disegnare le iene durante il lavoro. Durante il lavoro, perché proprio è stata una cosa frustrantissima. Che poi la cosa divertente sulle iene proprio è che il tuo tratto, essendo anche un po' diciamo cartunesco per certi aspetti, chiamiamolo cartunesco, sì, sono divertenti, le iene sembrano quasi uscite da un cartonato Disney, è bellissima la copertina. Infatti, meravigliosa. Infatti per me è stato sempre una cosa a cui ho dovuto prestare attenzione, perché per me le iene sono, cioè, quelle del Re Leone, no? Esatto. Cretine. E quindi devo sempre cercare di trattenermi, riuscire a dargli quel lato umano, perché comunque sono delle iene brave, diciamo, no? Lei gli affida anche i suoi bambini, quindi figurarsi. Però, insomma, volevo dargli quel lato comico, perché ci sta. Però senza dopo farmi troppo prendere la mano, ecco. Infatti ho guardato le prime due immagini di Iene Disney, tra virgolette, ho detto ok, le ho viste, ma stiamo lontani, perché sennò mi faccio influenzare troppo e diventa troppo comiche, insomma. Poi scusami. Invece, no, le cose che mi piace disegnare di più, non lo so, a me piace molto come personaggio il Punitore, ad esempio, è un personaggio sul quale non ho mai lavorato e sul quale invece mi piacerebbe tanto lavorare. Sono anche condizionato in questo dal fatto che Zaffino è uno dei miei autori preferiti e Zaffino ha fatto alcune run sul Punitore stupende. Poi c'è anche Goran Parlov che ha lavorato tanto
sul punitore, a me piace da Dio Goran Parlov, ecco. Quindi mi piacerebbe cimentarmi un po', ecco. Probabilmente se dovessero un giorno assegnarmelo, proverei a diventare un po' milleriano, però vorrei fare una roba proprio pura, netta, bianco e nero, insomma, la Sin City, ecco. Mi piacerebbe fare qualcosa del genere, sempre per via di sperimentare. Poi ti chiedono, allora, Giampiero ti chiede, sì, quale tra i vari lavori di Mark Millar, qual è il tuo preferito? Da lettore, a questo punto, perché hai fatto due con lui, direi qual è il tuo preferito, forse sarà l'ultimo. Allora, ti dico, da lettore, beh, sicuramente a me Kick-Ass è sempre piaciuto tanto. E mi piace molto anche The Magic Order, quello che ha fatto inizialmente con i Pell, poi il progetto è passato a Stuart Immonen, quindi solo grandi nomi, sì. E ora ci sta lavorando appunto Gigi Cavenago, sono le tavole di cui vi parlavo prima, sono quelle che ho visto, che sono delle cose spettacolari, tra l'altro le sta colorando anche lui, sta facendo una roba che è proprio al di fuori di ogni umana, di ogni umana comprensione, insomma, ci sono delle cose che non riesco a capacitarmi di come si riescano a fare, assolutamente. E Magic Order mi piace tanto, mi piace molto, mi piacciono le premesse, e mi piace come si svolge la storia, insomma, è veramente bello. E mi piacerebbe anche aggiungerci in particolare King of Spies, perché nonostante nasca come una storia di 007, ecco, quindi ne abbiamo viste tante, insomma, ecco, in passato, di storie di 007, spie, azione, bla bla bla, questa ha in realtà al suo interno degli intrecci più e delle analisi più molto più interessanti, insomma, che vanno al di là della classica storia della storia 007, ecco. No, io invece da lettore, infatti, l'unica cosa che mi ha convinto di Millar è Crononauti, che io l'ho preso perché l'unica cosa che ti ha convinto o che non ti ha convinto? Che non mi ha convinto, tutti i suoi lavori. Lui è bravissimo a prendere dei generi e riscriverli, no? Infatti sono curioso di questo, perché non mi aspettavo da Millar un lavoro di questo tipo, perché è un po' fuori, no? Solitamente fa fantasy, fantascienza... invece questo è completamente diverso e sono curioso anche di capire se tu, nel senso, quando ti prepara il progetto Millar, pensa a te come disegnatore o pensa ai disegnatori già, oppure ne vaglia tanti e fa delle prove. Allora, guarda, ti dico, secondo me, parto dal tuo ragionamento su Crononauts. Secondo me Crononauts era molto pensato e ritagliato su Sean Murphy, così, proprio perché ha tutte quelle caratteristiche che proprio sono perfette per lui, no? Divise storiche, edifici storici, automobili, mezzi, chi più ne ha più ne metta, che è quello proprio dove Sean Murphy sguazza, diciamo. Sì, esatto. Quindi secondo me quello era un progetto molto ritagliato su di lui, però non lo so, così, a occhio e croce. In generale lui, comunque Mark, è uno che sta molto attento ad affidare il progetto giusto alla persona giusta. Cioè, tuttora lui mi scrive, ci sentiamo spesso, lui sa che io, se a me piace seguire tanti disegnatori, guardare cose, e guarda, la settimana scorsa mi ha contattato, mi ha detto, guarda, c'è un progetto di questo tipo qua e quindi avrei bisogno di un disegnatore, non lo so, in stile, che disegni un po', un europeo, insomma, qualcosa che stia al di fuori del mercato americano, hai qualcuno da suggerirmi? Io mi sono messo lì a riguardarmi tutte le persone che non so, che seguo su Instagram, e ho cominciato a segnalarli alcune persone, ecco. Quindi sì, in generale è uno al quale non piace dire ok, ti prendo il progetto, ti prendo il grande nome, li mischio e via. Infatti cioè, è un punto di forza dei suoi lavori, secondo me, cioè avere sempre autori che sono in grado di aggiungere anche nel momento in cui magari la storia lui scrive benissimo, è fra gli scrittori secondo me più interessanti che c'è ancora, che c'è in circolazione, però è bravo a scegliersi degli autori diversi che sono in grado di dare qualcosa in più. Quindi
Certo, veramente uscire dai volumi. Assolutamente, e che è un po' il principio che va con, nonostante il suo mercato sia quello americano, va un po' contro, o se non altro, non segue un po' la filosofia americana, che è quello di buono, più buono, più buono, ovvero vuol dire tre volte buono. Non è sempre così, cioè ti posso prendere la pasta più buona del mondo, la mela più buona del mondo, il caffè più buono del mondo, ma se li metti assieme è sempre schifo fa. Ecco, perché non stanno assieme i tre ingredienti, diciamo, no? Sì, sì. E gli americani tendono molto a fare così, a aggiungere sempre di più, no? Senza a volte, secondo me, peccano in questo, senza a volte calcolare e studiare la soluzione adeguata per ogni situazione. Ecco, invece Mark ha più l'occhio e sa chi può andare bene su un progetto piuttosto che qualcun altro. Mm-hmm. Belli, mi piace come caratterizzi i visi dei personaggi, delle figure. Questo è stupendo, il tassista. Sì, è vero. Cioè, ma è protagonista questo, oppure è un personaggio di passaggio? Quello allora nella vignetta a sinistra, sullo sfondo, è il protagonista. Sì, ok, no, quello sì. No, invece il tassista. No. Il tassista, no, è un personaggio che vedete lì in quelle due vignette, poi basta. Comunque è molto forte come figura. Sì, mi piace. Per te è importante caratterizzare anche tutti i personaggi di contorno. Sì, ma perché lavorare sui visi è una delle cose che mi piace di più in assoluto, insomma, andare a caratterizzare. E quindi sì, anche il personaggio che compare e scomparirà fra tre vignette lo uso come spunto per studiarmi qualcosa, anche lì imparare qualcosina sulle facce, su come si disegna, insomma, ecco. E quindi sì, no, mi fa piacere che avete colto, perché mi... E te ne dico anche un'altra. Io quando faccio lezioni di fumetto spesso ti sfrutto, ti utilizzo per la capacità che hai, nel senso, quando dico ai ragazzi dovete conoscere bene, che ne so, la prospettiva, l'anatomia, per poi deformarla. Tu hai questa capacità, no, di utilizzare veramente la prospettiva. Cioè, uno può leggere la prospettiva che geometricamente non dovrebbe essere così, nel senso, questo personaggio in primo piano dovrebbe essere in alto, no? Certo. Però sì, ha una funzione di racconto, ed è una, e vuol dire conoscerla molto bene, no? Per renderla ancora più tua. Nel senso, deformarla così significa... Sì, sì, è una prospettiva è una prospettiva che narra, insomma, diciamo, ecco, esatto. È una prospettiva che io piego secondo le mie esigenze, tant'è che se tu vai a vedere anche la tavola che abbiamo di fronte adesso, cioè la vignetta lì in alto, o più o meno se vai a mettere tutte le linee di fuga, più o meno arriviamo più o meno allo stesso punto di vista e siamo giusti, ma non sto lì, cioè il mio punto non è fare la prospettiva giusta, cioè... La mia prospettiva si piega al fatto che io le linee devono andare in una certa direzione, se non ci vanno, certo, tendo a fregarmene. Non suggerisco a tutti. Però tu devi, allora io ho visto, questa qui si vede meno. Mi ricordo anche come si chiamava quella delle auto, cioè tutto, hai fatto tu un fumetto di Dead Buddy Road. Esatto, che è fantastico per faccio veramente la lezione di dinamismo. Delle auto, no? Dove tu le deformi completamente per rendere ancora più veloce, no? Per rendere la velocità, e c'è una sequenza, proprio una vignetta, dove tu un personaggio principale, il primo piano come questo, lo tiri proprio su, no? D'altezza, perché serviva questa fuga di questo bar, sì, che dà questa sensazione in cui vedi tutti i personaggi, e funziona magistralmente, anche perché il lettore non si rende conto di questa deformazione, perché funziona. Certo, no? E allo stesso tempo, se facendo una prospettiva classica, non funzionerebbe la narrativamente. Certo. Quindi questa è una caratteristica, secondo me, che tu hai e che funziona nel momento che leggi. Ma infatti, guarda, ti torno a ciò di cui parlavamo proprio all'inizio della nostra conversazione, no? Quando l'errore diventa una tua arma che sfrutti a tuo vantaggio. Cioè, secondo me il livello, uno degli step successivi è quello, cioè imparare a usare una cosa che tecnicamente è un errore, non è esatta, come dici tu, quel personaggio non doveva essere in alto, doveva essere più in basso, comunque in un'altra posizione per essere giusto.
Quindi fai una cosa tecnicamente sbagliata, che però se tu la metti in quel punto lì e ti aiuta nella storia che stai raccontando, non ha più importanza il fatto che sia giusto o sbagliata, perché l'importanza è che io ti sto raccontando una storia. Cioè, e sono come quelli bravi a raccontarti, le persone brave a raccontare, anche a voce parlo proprio, al bar. Cioè, a un certo punto c'è la famosa sospensione dell'incredulità, no? Cioè, sono così bravi che ti passano da una storia normale e poi ti, di colpo ti inseriscono uno che si è, perché quello lì si è bevuto 79 birre e poi vai avanti e tu ridi e lo ascolti, no? Ma non può bere 79 birre, no? Per intenderci, cioè, tecnicamente non è possibile, ma fa parte della storia e va bene così. E quello lì, se tu andrai a raccontare la storia, si è bevuto 79 birre. Cioè, è quello il punto, no? Il riuscire a sospendere il giudizio tecnico al fine di narrare una storia nella maniera giusta. E altra cosa che invece, guardando il segno, no? Dà l'idea di un segno molto istintivo e veloce. In realtà, nel senso, poi magari è vero, cioè tu prendi inchiostri talmente veloce che si vede questa freschezza. Oppure è una cosa che tu hai, ormai gestisci anche tecnicamente, quindi hai bisogno di tempo anche per realizzarlo. Guarda, l'obiettivo è quello di essere il più fresco possibile, nel senso che l'obiettivo è quello, come dici tu, che sembri un gesto di getto. Poi a volte in realtà dietro ti devi soffermare un pochino di più su certe cose, ecco. Però sì, cioè tendenzialmente sì, cerco di fare le cose più di gesto possibile. È per quello che ti dicevo che in futuro mi piacerebbe usare molte più tecniche per le varie cose, perché ci sono certe tecniche che rispetto al pennello, che è ciò che uso maggiormente, diventano più istintive per certe, solo magari per una virgolina, per un'ombreggiatura su un bowl, per dire, sono più efficaci rispetto a un pennello dove devi lavorare un po' di più e quindi il gesto rischia di essere meno naturale, ecco. Quindi diciamo che l'obiettivo è essere il più fresco possibile. Una domanda infatti mi veniva sul pennello secco, quando lo passi ad esempio nel viso del protagonista della tavola che abbiamo visto prima, quando fai le rughe, cioè lì secondo me là, nei dettagli dove diventa un po' più, ecco, la parte delle rughe, sì, lì è una roba, cioè è pericolosa quella parte lì, perché se non arrivi ad avere la quantità giusta di sporcatura puoi rovinare tutto quanto il disegno. Se ti, sì, diventa un po' più spesso, se è troppo chiara, se è troppo scura, se, cioè, prima di arrivare lì, come, che percorso fa? Cioè, che percorso hai fatto per fare queste rughe, con queste, guarda, questo è una di quelle cose che, come ho sempre detto quando insegnavo inchiostrazione a pennello, diciamo, alle mie classi alla scuola di Reggio, è una di quelle cose che ti viene a furia di fare, nel senso che avendo utilizzato il pennello negli ultimi, non lo so, 25 anni della mia vita ormai, cioè quando io intingo il pennello, non so, di primo mattino, cioè il pennello che è ancora un po' secco e così, lo inserisco nella china, io riesco già a sentire, cioè mentre lo inserisco, se imbevuto abbastanza di china o meno. Quindi tendenzialmente è molto molto anzi quasi impossibile che io intinga il pennello, mi vada sulla carta e non arrivi quello che volevo, perché lo sento già, tant'è che non uso, magari soprattutto all'inizio si usa un foglio di carta di fianco al boccetto della china, no? Dove tu intingi e poi passi il pennello finché non trovi la sfumatura giusta. Non è una cosa che faccio più, cioè io nel senso lo intingo e poi lo sfrego leggermente sul bordo del mio boccettino di china, qua sul bordo, e lo sento, cioè non lo so, non so neanche dirti fisicamente cos'è, se è una questione proprio di peso specifico, non lo so, però
viene dall'aver utilizzato quello strumento così tanto che è diventa è come un po' per un giocatore di calcio che gioca da quando è piccolino avere il pallone fra i piedi, cioè non hai più bisogno di guardare cosa stai facendo, no? Lì a terra. Sì, diventa tutto distinto. Sì, un cestista la palleggiare, cioè i cestisti professionisti non guardano la palla mentre palleggiano, cioè loro guardano avanti perché sanno esattamente dov'è la loro palla, non la perdono, ecco. Ma sì, perché l'hanno ripetuto quel gesto così tante volte nella loro vita che è diventato parte proprio della loro anatomia, ecco. Bellissima questa tavola. Sì, no, è meravigliosa. Stupenda. Ti chiedo un'altra cosa, perché sempre riguardo lavoro, e ti paragono con Sean Murphy, scusami, ma perché forse da parte sua sono arrivati più volumi in cui si spiega come autore. Questa è una cosa che infatti mi fa strano che tu non abbia gli stessi volumi in Italia che ha avuto lui, perché sarebbe da studiarti. Lui, per esempio, usa molto le reference, o usava molto le reference. Io, Punk Rock Jesus, dove si vedono le foto, è lui che comunque prende gli spunto da quelle immagini, non le decalca, prende spunto dalle pose e si costruisce l'immagine. Sì. Tu usi reference a quei livelli? Io uso reference in maniera indiretta, cioè nel senso che soprattutto per questi ultimi progetti, perché se parliamo di Black Science era tutto inventato da me, quindi chi se ne frega, insomma. Bellissimo. Però soprattutto per questi progetti più realistici, da Harley Quinn, che comunque è ambientata in Gotham, che è immaginaria, ma comunque parliamo di palazzi contemporanei, insomma, mondi dove potremmo vivere noi anche al giorno d'oggi. Oppure King of Spice, dove ci sono effettivamente delle città, le varie scene sono in città esistenti, ecco. E mi cerco semplicemente delle immagini di, non so, in questo, ecco, per dire, questa scena qua, ecco. Io mi preparo prima le reference, mi faccio le varie cartelle delle varie pagine e mi scarico prima delle immagini che trovo online. Per dire, per questa pagina qua, se vai appena in alto, no? Sì. Il mirino. Per dire, ecco lì, io ho messo in ricerca edificio abbandonato, fabbrica abbandonata, scuola abbandonata. Mi prendo un po' di reference, cerco di risucchiare con gli occhi più che posso, vedere degli elementi interessanti, delle cose, c'è il soffitto scrostato dove si vedono i fili che pendono, queste cose qua, provo a vedere qual è l'essenza di ciò che sto vedendo e poi la provo la rimetto nella pagina. Però io ho notato che io ho bisogno personalmente di gestirla io, soprattutto a livello prospettico, per il discorso che ti facevo prima, nel senso che io ho proprio bisogno di linee di costruzione specifiche per raccontare la storia, quindi di linee energetiche specifiche, ho bisogno che la prospettiva vada in un determinato punto. Utilizzando foto dirette, l'utilizzare foto dirette ammazzerebbe molto la mia... questa cosa. Le pose quindi non utilizzi foto, non utilizzi reference? No. Ok, invece ho visto che Murphy usava, poi non so se probabilmente non li usa più, però all'inizio su Punk Rock Jesus c'è proprio questo passaggio dove far vedere le cose. Sì, no, lui tendenzialmente le usa, e lui, vabbè, a livello di invece ambientazione è su un altro pianeta, quindi per assurdo, ecco, lui lì non ne ha bisogno proprio, cioè... E probabilmente nella sua testa ci sono così tante informazioni che sa gestire tranquillamente una città con palazzi e cose del genere. Quella è una cosa favolosa sua, per esempio, che usa la prospettiva centrale, quasi esclusivamente la prospettiva centrale, e riesce comunque a dare una profondità di campo incredibile, che ancora guardandolo io ho sempre difficoltà di capire, ma come accidenti fa? Che perché... è esattamente quello che ho provato a studiare quando ho fatto il libro di Harley. Cioè, ho provato a capire come fa lui la prospettiva per accorgermi che in realtà, cioè, è la prospettiva più semplice di questo mondo. Infatti non ci sono prospettive accidentali se non in qualche piccola vignetta in Harley. Ho fatto tutto prospettive centrali con linee rette, anche le verticali tutte rette, quindi non ho neanche un punto di fuga per linee verticali. Cioè, ho provato, a parte dove mi serviva specificamente, ho provato a lasciare tutto dritto, dritto, dritto. E un po' l'ho importato anche qua in King of Spice, perché ce l'avevo ancora dentro, insomma. Qua trovo interessante che hai fatto un passaggio con la matita.
Cioè, solitamente usavi grigi, mezzi toni. Qua ha fatto questa cosa qua con la matita, che è un'evoluzione ancora, che magari ho utilizzato altre volte, ma qui è abbastanza presente. No, l'ho provata a inserire qua, ero curioso di vedere il tipo di effetto che faceva, quindi quando ho avuto la possibilità in alcune vignette un po' fumose, così ho bisogno di sfumare un po', ho provato a vedere di farlo con la matita, perché, con la matita colorata, perché viene, matita colorata, insomma, la matita nera, Sì. perché viene, non so, viene una sfumatura molto estremamente naturale, ecco. E quindi sì, ho provato a inserirla qua e là, ecco, così come divertimento anche, insomma. No, sono proprio belle queste tavole. No, sì, io rimango sempre sorpreso quando guardo i tuoi lavori e cioè, spero che esca anche questo a questo punto. Speriamo. Ma la Francia di solitamente riporta, anche quelli di Miller ne ha fatto vedere, ne ha fatto un bel po', anche Magicorder era uscito a bianco e nero, quindi Ah, ok. chissà. Vedremo. E sono curioso anche di sapere, non puoi anticipare nulla su questo volume, ma il fatto che tu abbia detto che è una delle storie che ti è piaciuta di più vuol dire che comunque... Sarà sorprendente rispetto ad altre storie di Miller. Scusami, mi sono distratto un attimo a leggere la domanda di Di Giampiero. Chicco e non ho sentito il finale della tua domanda, perdonami. No, ho detto che sicuramente, come l'hai anticipato, no, che è particolare, se noi da lettori, cioè chi lo leggerà, rimarrà sorpreso questo racconto di Miller rispetto ad altri generi che ha trattato. Sì. Secondo me uno dei punti di forza è che al di là della storia c'è una sottostoria che parla di una famiglia e questa sottostoria di famiglia viene poi risolta man mano che la storia va avanti, soprattutto nel finale, ma viene risolta in una maniera che non è tanto, non è classicissima, ecco, non è la classica storia familiare che si risolve in maniera strappalacrime, ecco. E poi in mezzo ci ha voluto anche mettere qualche cosa di contemporaneo, perché comunque è una storia che si svolge ai giorni nostri, quindi c'è un po' una critica a dove il mondo sta andando, ecco, quindi ci sono le varie scene, le proteste, i gilet gialli in Francia, ci sono un po', c'è un po' un'osservazione anche della follia, delle proteste, della violenza, insomma, verso le quali stiamo andando, quindi c'è anche quel commento un po' anche alla società moderna, ecco. Veramente bello, Sì, sono ma tu come veramente la bellissime racconti? queste tavole. È proprio da Cioè, sottolineare che io veramente. te le sto studiando nel frattempo che. Allora, Giambino chiede cosa potrei finire? Tanto stiamo arrivando quasi, facciamo vedere tutte le tavole, ma siamo Sì, andati sì, anche un sì. po' oltre, ti abbiamo rubato 10 minuti buoni di tempo. Non c'è Cosa problema. potresti dire ai giovani o vecchi disegnatori che hanno paura di sperimentare per invogliarli? Cosa potresti dirgli? Ma sai, È difficile come. È una domanda. Io credo che basta far vedere le tue cose. Allora, mi verrebbe da provare a dire che comunque, cioè, fra le due vie, quella dove non sperimenti e non hai. E comunque sai già ciò a cui vai incontro, nel senso che è quello. Cioè, se tu senti la voglia di sperimentare, vuol dire che non sei al 100% soddisfatto di ciò che stai facendo, no? Quindi tanto vale sperimentare, pertanto una strada la conosciamo dove va, no? L'altra non la conosciamo. Per fortuna stiamo parlando di fumetti e non di andare in guerra, dove devi decidere appunto fra la vita e la morte, stiamo parlando di disegni, quindi insomma sostanzialmente non stiamo parlando di questi grandi rischi di vita, insomma, mi sembra che il commento sia abbastanza attuale nei tempi che viviamo. Ecco. Insomma, se non rischiamo noi a disegnare, insomma, c'è gente che rischia la vita veramente. Insomma, via. Si può fare, ecco, dai. Un'altra cosa, ma è stata mai fatta una monografica sul tuo lavoro? Una volta. Qua in Italia.
No. Siete, ma siete rimasti anche pochi a disegnare a mano, per cui è bello. No, infatti di vedere dal vivo sarà uno spettacolo. Ero partito con questo progetto con l'idea di non usare le scale di grigi e andare sul bianco e nero netto, poi anche qua alla fine mi sono arreso, ci ho infilato dei grigi qua e là. È più forte di te. Sì, ancora sì, anche se il mio obiettivo, il voler fare una roba proprio pura bianco e nero, ce l'ho lì. Cioè tu vorresti arrivare a sperimentare, cioè asciugare ancora, cercare di avere mezzi toni per riuscire a vedere come gestisci bianco e nero puro. Sì, voglio provare a andarci, non definitivamente, magari. No, proprio. Perché è divertente anche come sfida. Sì, assolutamente. Un'altra cosa, tornando al discorso che facevi sulle reference, vorrei provare una volta a utilizzarle. Io ho un amico e collega che stimo tantissimo, che è Tommy Lee Edwards, che conoscete. Lui è uno che ha una forte, è bravissimo di suo, sarebbe bravissimo anche senza foto, però è uno di quelli che fa tanta ricerca a livello fotografico e si fa proprio i set fotografici per i vari progetti, quindi cioè, va anche a visitare dei posti specifici per avere delle determinate ambientazioni, così. Ecco, mi piacerebbe, e gliel'ho già detto una volta, contattarlo e provare, voglio provare a seguirlo e vedere come pensa lui la costruzione di una pagina, quindi per un attimo abbandonare quelle che sono le mie... Cioè, proprio andare a studiarlo dal... sì. Io concordo con Daniele, scusami. Se la storia è bella, la metà dei disegni che stiamo guardando, questo fumetto sarà un capolavoro, sì. Ah, grazie, sono contento che vi piaccia. Sono stato molto contento, insomma, in generale, anche Mark, di come è venuto. Ho anche imparato un po' a prendermi più il mio tempo sulle tavole, quindi c'è anche più studio su queste, ci ho lavorato anche di più, soprattutto dal punto di vista del disegno, più che dall'inchiostrazione, perché insomma le tempistiche nell'inchiostrazione più o meno rimangono le stesse, però ho provato proprio a forzarmi un attimo a disegnare tanto, ecco, quindi spero che insomma di essere riuscito a fare anche questo step successivo, insomma. La carrellata verso il basso è meravigliosa. Sono una più bella dell'altra. A livello di racconto. Cioè, non c'è solo testi, ma già cioè, riesci a percepire la storia, la narrazione. Ecco, a livello di prospettiva, forse ne avevamo già parlato la prima volta che ci siamo sentiti, però mi viene in mente adesso perché parlavi di carrellate e di quant'altro. Un bello studio da fare, ad esempio, per quanto riguarda le prospettive e le ambientazioni, è quello di provare a fare, rifare, soprattutto per i ragazzi giovani che stanno imparando, è una cosa molto difficile e anche frustrante, però è bellissima da fare, è provare a prendere una sceneggiatura, tipo di questa pagina qua, per dire, e provare a farla senza i personaggi. Quindi io ho la sceneggiatura e... provo a immaginare, io il mio obiettivo deve essere riuscire a farti capire cosa sta succedendo, ma senza avere personaggi. Quindi solo l'ambientazione deve raccontare da sé, più o meno, è ovvio che non ti riesco a raccontare, sì. Sono 8 uomini della SWAT che stanno entrando e stanno facendo irruzione, però ti devo riuscire a dare il senso di quello che sta succedendo. Ecco. L'atmosfera è il senso lì. Sì, dov'è? Il far diventare l'ambientazione un personaggio, sostanzialmente. Ecco, quello è un ottimo esercizio. Ad esempio, in questa tavola, ecco, quella dove era, ecco, qua sarebbe stato, cioè quello questo è uno degli esempi, insomma, in cui un'ambientazione può raccontare, no? Perché qua, anche se non vediamo i personaggi muoversi, noi vediamo un treno che arriva, poi vediamo la galleria della metropolitana, poi vediamo le scale e poi vediamo il fuori, quindi già vediamo che c'è un percorso del personaggio. Sì. Senza i personaggi avremmo visto, insomma, che stavo cercando di raccontare il movimento di un personaggio in una scena. Ecco. È bellissimo anche come caratterizzi veramente il personaggio, e secondo me questa caratteristica, perché qualcuno diceva non si vedono tanti disegnatori che fanno questo tipo di lavorazione, secondo me è dovuto anche al tipo di disegno, perché tu sei
aggiungi quel pelo di caricaturale, no? Il pelo di quel cartoon che abbiamo detto in realtà, e tutta questa espressività più, no? Che ti permette anche di rendere vivi anche gli ultimi dei personaggi di passaggio. Cioè adesso vedo questa qui che sta camminando. Sì, sì, sono tutti. Sono talmente diversi che rende tutto credibile. Sì, sì, sì. L'idea è quella di raccontare tutte delle mini storie attorno alla storia principale, non senza fargli prendere troppo spazio, perché dopo ovviamente si crea confusione, no? Però anche lì, no? Vedi, in questa qua che stai inquadrando adesso, c'è una storia, la storia principale che avviene dietro, ma abbiamo anche una storiellina davanti, insomma, no? Abbiamo la signora con il bambino dietro che è distratto sul cellulare, un altro che guarda nel vuoto, insomma, c'è anche lì un qualcosa su cui soffermarsi, diciamo. Ma perché la cosa che capita anche a te quando vedi le persone per strada, pensare che vita farà quella persona lì, cosa... Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente, sì, sì. Perché vabbè, se non riesci a empatizzare, cioè hai una empatia che ti permette poi, la traslare sul fumetto e ti permette poi di far vivere i personaggi magari pensando a queste cose. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Poi dopo c'è il secondo livello che comincia a guardare la piega del maglione, no? Una ragazza che già sta guardando e ti vuoi vedere come si piega il maglione mentre lei controlla il cellulare, come sta tenendo il cellulare, i gesti, insomma, queste cose qua. Ma questa ci ho messo un botto a farla, è pieno di gente. Sì. Questa ci ho messo un po', effettivamente. Che sono 3.000 personaggi che si muovono tutti, che sparano, che fanno cacciare. Sì. Però molto bella, veramente, per essere... si sa che nel fumetto americano solitamente si cerca di fare un po' meno sfondi, tu invece le belle caricate queste tavole. Sì, ma un po' come quello che fa anche Sean Murphy, no? Cioè, sì. Cerco di metterci quel livello un po' più, quel qualcosino in più un po' più europeo, no? Che ti dà quel, non so, quel qualcosino in più, diciamo, ecco. Bellissimo. Ma è proprio la regia di tavola che è pazzesca. Si vede che ti sei divertito. Sì, sì, assolutamente, sono state tavole anche noi. Mamma mia, non ce n'è una che tu dici che, ma qua ti sei risparmiato, no? Ovviamente è importante non risparmiarti, tu che sei comunque anni che lavori, e senti già dei ragazzi che iniziano spesso e volentieri che cercano l'escamotage per andare più veloci. Sì. Tu non ti sei mai risparmiato, dai primi lavori che hai fatto a oggi. Non credo che però, anzi, ti dirò di più, mi risparmiavo molto più prima, mi rendo conto adesso, cioè adesso mi piace proprio provare a soffermarmi di più, per quello che chiedo adesso delle scadenze, prima volevo fare il grande, no? Quindi chiedevo sempre delle scadenze corte per far vedere che ero veloce, adesso chiedo le scadenze più lunghe perché voglio fermarmi sulle cose, insomma, voglio spenderci del tempo, voglio studiare, voglio vedere, insomma, voglio cercare di andare a fondo, no? Le cose, penso che sia quello. E infatti io ai ragazzi giovani che magari, non so, adesso alle fiere non ne sto facendo in questo momento, però all'epoca quando si facevano ancora, venivano, no? Mi dicevano, sì, questa tavola no, questa non guardarla, sì, però questa qua l'ho fatta solo in 2 ore, questa l'ho fatta... All'inizio, secondo me, la ricerca deve essere tutta sulla qualità. Poi, quando tu hai trovato la qualità che pensi che ti rappresenti, sia quella giusta, anche se ci vuole una settimana fare una pagina, poi dopo pian pianino, con la tua professionalità e a furia di fare, diventi più veloce in modo da ottenere quella qualità lì in meno tempo. Certo. Però l'obiettivo è la qualità, perché altrimenti il discorso è controproducente, nel senso che tu hai fatto, sì, sei riuscito a farti il tuo primo fumetto da 50 pagine in 2 mesi, bravo. Però poi hai un fumetto che tu non puoi utilizzare per andare, cioè se l'hai fatto veloce e non l'hai curato, questo è quello che ti rappresenta, questo è quello che io vedo alla fine, è il fumetto. Io non so se ci hai messo 2 mesi o 2 anni a farlo, io vedo quello che vedo. Certo. E quindi quel fumetto lì ti rappresenta e sarà quello che ti servirà ipoteticamente nella tua carriera ad avere il prossimo lavoro, ipoteticamente migliore di questo, no? Quindi più ambizioso, non so.
per dire, il tuo primo fumetto è per una casa indipendente italiana, poi vai a una casa maggiore italiana, poi finisci in Bonelli e poi chi lo sa, insomma, ecco, si pensa a una progressione. E quindi tu devi lavorare già per la In qualità più quell'ottica. alta, cioè l'ottica lì. Se il tuo biglietto da visita, il tuo biglietto da visita è l'ultimo lavoro che hai fatto. Se il tuo biglietto da visita è brutto, puoi anche averci messo un secondo a fare 20 tavole, ma No, guardavo anche prima le tavole precedenti, la texture, addirittura le texture che sembrano quasi incollate, no? Prese queste qui sono sì, fatte a sono mano, cioè tutta si è fatte costruita a disegno e si è andata poi. sì, ho fatto un accenno a disegno e poi sono andato. Sì, sono Ecco, andato. Breccia l'avrebbe incollata, vedi? Aspetta. Bellissimo. Oh, è un lavorone, è un lavorone. Sono contento, vedi, abbiamo fatto bene invitarti per parlare di Kingdom Spice. Sai quando uscirà in Italia, se sa già oppure... Non ne ho assolutamente idea, me lo chiedono ogni tanto anche online, ma Guarda che sarà. non so assolutamente, non so chi lo pubblicherà, non so nei casi di queste serie qua se c'è qualcuno che di solito ha le esclusive oppure non ne ho idea proprio. Incredibile. Veramente bello, sì. Guardavo anche la simmetria di questo volto, no? Con un occhio diverso dall'altro. Sono delle piccole accorgimenti che secondo me ti rendono tutto così realistico, ma non è che realistico, è proprio Mamma, mamma. credibile nella lettura. Lo sai che un po' mi sembra di sentirci anche il gusto dei fotoromanzi a fumetti di Grand Hotel degli anni 40, che era Walter Molina. Con queste macchie, con questo. Bellissimo. Guarda che questa è stupenda. Invece sulla composizione chi guardi? Perché le tue, per esempio, le tue copertine, l'hai sempre avuta questa caratteristica, la capacità di avere una composizione molto forte. Hai già citato Toppi, no? Hai citato sicuramente si vede veramente questo riuscire a integrare varie figure e avere un equilibrio di composizione, non è da tutti. Sì, guarda, in realtà con le copertine ci ho preso confidenza nel tempo, nel senso che quando ho cominciato io sono partito solo come disegnatore di pagine, insomma, interne. Poi, e quindi le mie copertine all'inizio tendevano molto a essere delle splash page, cioè come se fossero pagine interne di fumetto, ma portate in copertina. Non ti saprei dire, secondo me in generale è che mi sono accorto di questa mia lacuna e ho cominciato a guardare con più attenzione in generale le copertine, ecco. Non ti saprei dire se c'è qualcuno in particolare a cui mi ispiro di più rispetto a qualcun altro, Però ecco. continui a guardare sempre. Sì, cioè in generale io cerco di guardare tanto, devo ammettere che ultimamente guardo poco di nuovo, però mi riguardo le mie cosine vecchie che ho a casa, insomma, se ho bisogno un attimo di anche solo di respirare un po', no? Di vedere qualcosa di bello che magari a volte cioè non è che necessariamente poi devi riprendere quello che hai visto, però solo per dire, ah, esistono cose belle al mondo, insomma, no? E poi ti danno un po' di energia e riprendi a lavorare, ecco. Io direi che adesso ti possiamo anche lasciare libero di tornare alla vita reale. Un'ultima domanda, ma leggi ancora fumetti? Ce la fai? Sto leggendo poco, devo essere onesto. Sto leggendo poco, ma non perché non mi piaccia, è solo un momento così, insomma, fra tutte le cose, fra le novità, il bambino, adesso mi sono trasferito in Il questa casa. tempo, diciamo, è questione di tempi. Sì, in generale sto utilizzando le mie energie in maniera un po' diversa, anche il lavoro. Gli sto dedicando meno ore, magari più di qualità, però meno ore, quindi magari il mattino mi sveglio, faccio le mie, sto un po' a letto con mio figlio, vado giù, sto un po', devo fare un giretto, vado a fare un giretto, insomma mi sto gestendo il tempo in maniera diversa e adesso in questo momento proprio il leggere i fumetti,
non c'è molto se non quando ho bisogno un attimo di una ventata di aria fresca, ecco. Comunque in realtà è solo questione di tempi e non di sai che spesso alcuni autori dicono no, ma non leggo più fumetti o non li leggo per niente. Tu li hai sempre letti, li hai aperti. La passione ce l'hai comunque. Sì, a me piace sempre tanto, insomma, ecco, è una cosa che amo, che in questo momento ho accantonato un attimo, ma così, non perché sia finito, insomma. Beh, se è un figlio penso che sia la risposta più, sì, più basta, naturale. Sì, basta fare tutta questa tiritera, ho avuto un figlio, guarda. E ti occupo la 80% della giornata. Ecco, Matteo, ti ringrazio perché è stato veramente, ogni volta che ci becchiamo con la novità vediamo sempre un altro bello passaggio a lavori sempre più interessanti. E per questo, grazie. Per giorni del tuo lavoro. Complimenti ancora, King of Spice, speriamo che arrivi in persona in Italia, così me lo leggerò e ti farò i complimenti come al solito. Grazie mille. Grazie Matteo. Ciao ragazzi. Grazie Matteo. Auguri di nuovo. Ciao, salutiamo anche tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao a tutti. Grazie a tutti.